Antichissime sono le origini della chiesa di Santa Maria in Aula Regia. La prima notizia sul monastero risale al 956. Fu prima convento benedettino e dal XVI secolo dei Cappuccini. Travolto dalle abolizioni napoleoniche e in forza delle leggi eversive, il complesso divenne proprietà del comune di Comacchio dopo il 1866. I frati non lo abbandonarono mai completamente e sul finire del XIX secolo, pur restando del comune, tutto il monastero ritornò sotto la loro cura. Nel 1953, Monsignor Natale Mosconi eresse la parrocchia che dopo la partenza dei Cappuccini è stata affidata ai frati francescani dell'Immacolata. Il parroco è padre Stefano Maria Miotto. Quest'anno ricorre il quarto centenario dell'incoronazione di Santa Maria in Aula Regia, avvenuta il 31 dicembre 1619. Da allora è chiamata anche Madonna del Popolo. Le sono attribuiti numerosi miracoli e una sempre più vasta devozione, con i fedeli provenienti non solo da Comacchio, ma da tutte le zone in cui si è estesa la sua fama. Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo Spirito. Celebriamo oggi la giornata mondiale delle vocazioni. All'inizio di questa celebrazione vogliamo chiedere il perdono e la misericordia del Signore. E insieme diciamo: confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli, di pregare per me e il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo e ti benediciamo, ti adoriamo e ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo.
Dio onnipotente e misericordioso, guidaci al possesso della gioia eterna, perché l'umile gregge dei tuoi fedeli giunga con sicurezza accanto a te, dove lo ha preceduto il Cristo suo pastore. Egli è Dio e vive regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. Nel giorno di Pentecoste, Pietro con gli undici si alzò in piedi e a voce alta parlò così: «Sappia con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso». All'udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: «Che cosa dobbiamo fare, fratelli?» E Pietro disse loro: «Convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo. Per voi infatti è la promessa e per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro». Con molte altre parole rendeva testimonianza e li esortava: «Salvatevi da questa generazione perversa». Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati e quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, se facendo il bene sopporterete con pazienza la sofferenza, ciò sarà gradito davanti a Dio. A questo infatti siete stati chiamati, perché anche Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme. Egli non commise peccato, non si trovò inganno sulla sua bocca. Insultato, non rispondeva con insulti. Maltrattato, non minacciava vendetta, ma si affidava a colui che giudica con giustizia. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, perché non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia. Dalle sue piaghe siete stati guariti. Eravate erranti come pecore, ma ora siete stati ricondotti al pastore e custode delle vostre anime. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Oh.
Io sono il buon pastore, dice il Signore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse: in verità io vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un'altra parte è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta è pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a esse e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: in verità io vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta, se uno entra attraverso di me sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Cari fratelli e sorelle, cari confratelli, celebriamo oggi la giornata mondiale delle vocazioni ancora a porte chiuse, in comunione spiritualmente con tutti voi. Ai piedi di Maria, in questo santuario dell'Aula Regia, a lei dedicato, a 400 anni dall'incoronazione della sua immagine, venerata come Madonna del popolo. Ci mettiamo in ascolto della parola di Dio che continua a farci vivere la gioia della Pasqua e la fede nel risorto. La pagina degli Atti degli Apostoli riporta il coraggioso discorso di Pietro a Pentecoste. Il crocifisso è risorto, afferma Pietro, e il risorto genera una nuova vita, una conversione per tutti coloro che il Signore chiama e che seguono la sua parola, abbandonando la paura, accettando anche la sofferenza, la fatica, come ci ricorda l'Apostolo Pietro, cercando il perdono e la giustizia, lasciandoci guidare dal buon pastore e custode delle nostre anime. Nella pagina degli Atti e nel brano della lettera di Pietro ritroviamo le quattro parole che Papa Francesco declina nel messaggio della giornata mondiale di preghiera per le vocazioni di quest'anno. Anzitutto la parola gratitudine. Ogni vocazione inizia con una preghiera, un Magnificat, come per Maria, per ringraziare il Signore che ci chiama, ci vuole Suoi discepoli. È infatti il Signore che chiama e ci invita a seguirlo e chiede a ciascuno di noi di vincere l'indecisione, la paura, i comodi, per scegliere uno stato di vita laicale, presbiterale o di vita consacrata
nella Chiesa, per il mondo. Al ringraziamento, alla gratitudine al Signore, segue la fatica di un cammino, come per Maria con la visita di Elisabetta e la fuga in Egitto, che chiede coerenza, costanza, formazione e testimonianza. Ogni vocazione comporta un impegno, scrive Papa Francesco, che continua: se ci lasciamo travolgere dal pensiero delle responsabilità che ci attendono nella vita matrimoniale o nel ministero presbiterale, o delle avversità che si presenteranno, allora distoglieremo presto lo sguardo da Gesù e come Pietro rischieremo di affondare. Al contrario, se avremo fiducia in Dio come Maria, se cammineremo incontro al risorto, anche le fatiche, gli ostacoli saranno superati. Naturalmente ci sono situazioni della vita in cui la scelta, la decisione per il Signore richiede coraggio, quando siamo costretti a riordinare la nostra vita, abbandonando le consuetudini, o lo scoraggiamento interiore che ci blocca e non ci permette di gustare la bellezza della vocazione, ci ricorda sempre il Papa. Quando cambiare direzione nel nostro cammino di vita rispetto agli amici, al nostro lavoro. Quando dobbiamo lasciare gli affetti, la casa, il paese. Senza coraggio, necessario per scegliere lo stile di vita cristiano, non ci può essere una scelta vocazionale, ma solo una scelta di comodo. Anche Maria ha avuto coraggio nel dire sì al Signore, pur sapendo che la sua scelta di maternità avrebbe generato incomprensioni, distanze, rifiuti e sofferenze. E infine, nella scelta vocazionale, la nostra vita si apre alla lode, alla preghiera, cioè una relazione nuova non solo con i fratelli, ma con Dio. La nostra vita interiore, abbandonandosi al Signore, si riempie della sua grazia e noi riusciamo a fare grandi cose. È questa l'ultima parola della vocazione, scrive il Santo Padre, e vuole essere anche l'invito a coltivare l'atteggiamento interiore di Maria Santissima, grata per lo sguardo di Dio che si è posato su di lei, consegnando nella fede le paure e i turbamenti, abbracciando con coraggio la chiamata, ella ha fatto della sua vita un eterno canto di lode al Signore. Seguire il Signore dà pienezza, qualità al nostro stile di vita, cari fratelli e sorelle, cari confratelli. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria, invocata come Madonna del popolo in questo santuario, perché susciti dal nostro popolo di Dio vocazioni buone, generose e perseveranti alla vita laicale, alla vita presbiterale e alla vita consacrata. Questo tempo di sofferenza e di privazione ci renda ancora più consapevoli, seguendo le parole evangeliche di Giovanni, che il Signore Gesù è la porta attraverso la quale entriamo nella Chiesa e troviamo la vita in abbondanza, troviamo la salvezza. Seguendo lo stile di Gesù, la Chiesa deve avere le porte aperte, come scrive Papa Francesco nell'esortazione Evangelii Gaudium. La Chiesa è chiamata ad essere sempre la casa aperta del Padre, e uno dei segni concreti di questa apertura e avere dappertutto chiese con le porte aperte, così che se qualcuno vuole seguire una mozione dello Spirito e si avvicina cercando Dio, non si incontrerà con la freddezza di una porta chiusa. Ma ci sono altre porte che neppure si devono chiudere. Tutti possono partecipare in qualche modo alla vita ecclesiale. Tutti possono far parte della comunità e nemmeno le porte dei sacramenti si dovrebbero chiudere per una qualsiasi ragione.
Questo vale soprattutto quando si tratta di quel sacramento che è la porta, cioè il battesimo, conclude Papa Francesco. Cari fratelli e sorelle, cari confratelli, talora il mondo ci apre altre porte, ci invita a scegliere altri stili di vita che conducono non nella casa del Signore, ma a rovinare e distruggere e strumentalizzare le persone per fini personali o di altro genere. Dobbiamo guardarci da queste tentazioni e fidarci del Signore, buon pastore, e da battezzati entrare nella Chiesa e aprire le porte della Chiesa. In questo mese di maggio, contemplare insieme il volto di Cristo con il cuore di Maria, nostra Madre, scrive Papa Francesco nella lettera indirizzata a tutti noi per il mese di maggio, ci renderà ancora più uniti come famiglia spirituale e ci aiuterà a superare questa prova. E così sia. Insieme professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato dalla stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. E il terzo giorno è risuscitato, secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, a Cristo, buon pastore di tutto il popolo cristiano, affidiamo la nostra vita, la Chiesa e il mondo intero. Ripetiamo insieme: Signore buon pastore, ascoltaci. Signore buon pastore, ascoltaci. Per il Papa, il nostro Vescovo Giancarlo, i sacerdoti e tutti coloro che hanno una responsabilità verso il popolo cristiano, siano attenti e saggi, premurosi e coraggiosi nella loro missione. Preghiamo. Signore buon pastore, ascoltaci. Per tutte le comunità cristiane nel mondo, perché possano contare sempre sulla presenza di un sacerdote per nutrirsi della grazia dei sacramenti e non si disperdano come pecore senza pastore, noi ti preghiamo. Signore buon pastore, ascoltaci. Per le vocazioni sacerdotali e religiose, possa essere generosa la risposta dei giovani alla chiamata del Signore. La nostra preghiera e il nostro sostegno a favore delle vocazioni e in particolare per il seminario non vengano mai meno. Preghiamo. Signore, buon pastore, ascoltaci. Per la nostra comunità,
perché sia sempre capace di testimoniare l'amore verso il buon pastore attraverso uno slancio di carità e di accoglienza verso i deboli e gli smarriti, i senza patria e i senza tetto, preghiamo. Signore, buon pastore, ascoltaci. Signore, che guidi il tuo popolo come pastore buono e premuroso, ti affidiamo le nostre preghiere e le nostre intenzioni. Trasformale secondo la tua volontà e portale a compimento per il bene della Chiesa e del mondo intero, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. O Dio, che in questi santi misteri compi l'opera della nostra redenzione, fa che questa celebrazione pasquale sia per noi fonte di perenne letizia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. In Lui, vincitore del peccato e della morte, l'universo risorge e si rinnova, e l'uomo ritorna alle sorgenti della vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra, e con l'assemblea degli angeli e dei santi
proclama l'inno della tua gloria. Sanctus, sanctus, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente la sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giancarlo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del suo Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria di sé. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. Custodisci benigno, Dio nostro Padre, il gregge che hai redento con il sangue prezioso del tuo Figlio, e guidalo ai pascoli eterni del cielo, per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Chiediamo ora la benedizione del Signore, la chiediamo in particolare per tutte le famiglie di Comacchio, di questa città, dei Lidi, ma la chiediamo anche per tutte le nostre famiglie dell'intera arcidiocesi di Ferrara-Comacchio. Una benedizione particolare oggi la chiediamo per quelle persone, quei giovani, quegli adulti che stanno maturando una vocazione alla vita matrimoniale, alla vita consacrata, una vita presbiterale. Il Signore le accompagna a una decisione. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Per intercessione di Maria, venerata in questo santuario dell'Aula Regia come Madonna del Popolo, vi benedica e protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Thank you.